Un cordiale saluto e un ben trovati da Tonino Parisi per quello che è l'appuntamento numero 48 di Borgo News. Un appuntamento che inizia subito dando gli auguri a una nostra carissima amica e anche membro del gruppo Noi di Santa Severina in quel di Vicenza. Lei è ovviamente Giovanna Muscianese che oggi compie 50 anni. Io personalmente, la redazione di Borgo News, non possiamo fare altro che fare gli auguri e augurargli 100 di questi giorni. Bene, partiamo subito con il primo servizio di questa 48ª edizione che riguarda l'annuale raccolta degli ulivi. Un'annata veramente non molto prospera, se si può usare il termine, ma le olive si raccolgono comunque in ogni caso. Possono partire le immagini. Dietro l'acquisto di una semplice bottiglia di olio si nasconde ben altro, cioè la raccolta, la puritura e infine la molitura delle olive, la molitura ovviamente moderna. Con questo video faremo un viaggio nelle tradizioni nel passato e riscopriremo appunto una delle tradizioni più belle, quelle che è la raccolta delle olive. Bene, adesso diamo voce alle immagini. Dopo una bella giovuta e una gonna caresta, curo sulle s'asciughe e poi gignare la festa, di campi bagnate con dinti e per la sola finiscia di lamenti. E paratuce l'aria ingerottata, viemo una chitarra e mi faccio una cantata, e cura luna de notte, russula un pensiorno, sicuramente non para nulla tu. Quando mi vuoi tardi ti ho guido niente, ma si può sentire o ti dico senti, la tua e la live, chi da campagna, la vita mia, chi mi accompagna. E parano vicini tutti i colori, c'è una minestra capo da sendolatori, e chi tu popolare lontano da città, mi dici a via dove veniti in decà. Guardo in terra, vedo una ciacorna e penso al passato chi va che ritorna. Dopo una bella chiovuta e una gonna caresta, e con lo sole s'asciuga e poncignare la festa. Dopo una bella chiovuta e una gonna caresta, e con lo sole s'asciuga e poncignare la festa. Ricordo dove sono nato, a terra mia.
Purtroppo il 2014 a San Sena verrà ricordato per l'anno delle scomparse premature e inaspettate. Già questa folta e triste lista di quest'anno va ad aggiungersi anche la scomparsa prematura alcuni giorni fa del caro mio padrino Totò Coricello, una persona conosciuta ovviamente da tutti a San Sena, noto per la sua simpatia e la sua generosità. Ho voluto creare un video per lui, per rendere omaggio a lui personalmente e a tutta la sua famiglia. Possono partire le immagini. Non saggio vita mia come io fare. Se mi potrà scordare di te, non saggio vita mia come io fare. Se mi potrà scordare di te, Mariola, Mariola, gioia bella di mamma. C'hai provato e non la potti fare. Di modo che mi ha fatto una maglia. C'hai provato e non la potti fare. Di modo che mi ha fatto una maglia. Mariola, Mariola, gioia bella di mamma. Si mi l'ha fatto e mi la lassi stare, che gioia! Tu stai più triscia lo bene per te. Si mi l'ha fatto e mi la lassi stare, tu stai più triscia lo bene per te. Mariola, Mariola, gioia bella di mamma. Hai a rulietto e pimmi riposare. La notte si presenta all'ombra tua. Hai a rulietto e pimmi riposare. La notte si presenta all'ombra tua. Mariola, Mariola, gioia bella di mamma. Suoni per me il tempo di imparare, non l'hai e non sai suonare, ma suoni per me. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, la colpa sei tu. Questo mio corpo così umano e perfetto mi riempie di gioia, sembra quasi un giochetto. E il merito è tuo, mia
cara patina, quando la vita tu mi hai donato quella mattina. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Tua assenza che mi appartiene. E le immagini parlano veramente da sole. Passiamo allo sport, perché domenica scorsa l'FC San Severino Calcio ha perso per 1-0 in casa contro gli amici sangiovannesi della Stella Azzurra. Una partita altalenante che però alla fine forse ha visto prevalere la squadra sicuramente meno forte in campo. E domenica questa, 9 novembre, l'FC San Severino giocherà in quel di Zagarisi, quindi chiunque voglia andare, ovviamente la squadra è sempre ben accetta, avere più tifosi possibili. Questa era veramente l'ultima notizia per quanto riguarda questa 48ª edizione di Borgo News. Non mi resta che darvi appuntamento a sabato 15 novembre da Torino Parisi, redazione di Borgo News. Buon fine settimana a tutti, alla prossima.